Sorride la duchessa di Spoleto. Oggi col figlio Amedeo parte da Ciampino per una occasione festiva. Altri aerei e treni e navi viaggeranno contemporaneamente da molti altri paesi verso la stessa meta, il Portogallo. La duchessa d'Aosta giunge a Villa Italia, dove ferve la vigilia nuziale, e arrivano doni da tutto il mondo. Migliaia di doni, dirà la cronaca. Uno già splende al braccio di Maria Pia, mentre la zia Maria di Borbone la ritrae accanto al fidanzato. A Cascais, la città sulla spiaggia dell'Estoril, arrivano gli invitati, i giornalisti e i fotografi. Non ci sarà posto per tutti sulle tribune allestite per la sfilata. Signori in tuba e elegantissime dame si conquistano osservatori di fortuna. Sulla piazza di Nostra Signora dell'Assomption, tra ragazze italiane in costume regionale, passano le sorelle della sposa. Alessandro di Jugoslavia dà il braccio alla madre. Umberto accompagna l'inginocchiatoio, la sua primogenita. Maria Pia porta il diadema di Elena di Savoia sul vestito di raso appositamente preparato in Italia. Celebra le nozze il parroco Don Pereira. Alla domanda gli sposi hanno risposto in latino: volo, voglio. Una risposta che pare già un sollevarsi verso la felicità. Tra gli evviva, i lanci augurali, si alza una voce di donna napoletana, canta O Sole Mio.